Benvenuti ad una nuova puntata di Itinerari. Oggi ci troviamo a Lezzeno, paese rivierasco sul ramo comasco del lago, sulla riva che congiunge Bellagio a Como. Qui accanto a me c'è Rita, presidente dell'Associazione di Guide Turistiche Mondo Turistico. Cosa si può dire di Lezzeno? Ma Lezzeno è un paese molto caratteristico, direi il paese più lungo del lago perché ha una lunghezza di circa 7 km ed è formato da 17 caratteristiche frazioni per circa 2.000 abitanti. A Lezzeno si viene perché si vuole veramente godere di quello che può essere la vita di un paese del lago. Si possono praticare diversi sport, ci sono delle spiagge meravigliose. Poi anche a Lezzeno si viene per fare delle bellissime passeggiate nell'entroterra. E infatti abbiamo la bellissima strada regia che attraversa tutto il paese di Lezzeno e che vi può mostrare angoli caratteristici e storici di questi luoghi. Ringraziamo la Pro Lezzeno perché ha appena stampato una cartina molto bella che comprende tutto questo itinerario e a breve verranno pubblicati anche 3 diversi itinerari da fare a piedi in diverse lingue alla scoperta di Lezzeno. Vi aspettiamo. E per noi Alessandro si è già portato l'inizio del sentiero della strada regia. Io mi trovo al punto di partenza della strada regia, l'itinerario a piedi che vi proponiamo oggi e che inizia in località Ponte del Diavolo, proprio sul confine tra Bellagio e Lezzeno. Oggi cammina con me Luca Ferrari, accompagnatore di Media Montagna e membro dell'Associazione Mondo Turistico. Luca, qui sotto vediamo il famoso Ponte del Diavolo. Diavolo perché comunque vada nei toponimi alpini viene spesso richiamata zone di forre, di canaloni come questo, vengono legati a situazioni abbastanza paurose, tenebrose, che spaventano i viandanti che attraversano questi luoghi, quindi spesso viene richiamato il diavolo. In questo caso in particolare al Ponte del Diavolo è legato molto a una leggenda locale in cui chi si trovò a costruire il Ponte del Diavolo, era un costruttore lezzenese che costruiva con i suoi operai il ponte di giorno e di notte questo ponte veniva abbattuto. Il risultato, una notte venne qua e scoprì che il diavolo abbatteva di notte questi ponti. Dopo una lunga trattativa, diciamo che il diavolo chiese un'anima per riuscire a dar la mano a costruire il ponte, in pochi giorni finì la costruzione che permetteva di unire Lezzeno con Bellagio. Il costruttore fu molto abile perché al posto che far passare una persona, come prima essere vivente che attraversava il ponte, fece passare una delle sue mucche e di fronte si udivano i tuoni e i fulmini in Valperlana dovuti alla rabbia del diavolo perché aveva ottenuto l'anima di un bovino al posto che di una persona. Abbiamo iniziato da poco il nostro itinerario, ci siamo subito portati in quota rispetto al piano della strada provinciale e già da qui abbiamo subito un assaggio di quello che sarà tutto il nostro giro lungo la strada regia, questo splendido spettacolo sul lago. La strada regia rappresenta uno dei 3 itinerari storici che percorrono il lago, già costituito ai tempi dei Romani, il viandante dalla parte delle Lecchese, la via Regina dalla parte opposta del lago e a questa parte la strada regia. Stiamo percorrendo il tratto che va verso l'abitato di Lezzeno. Sì, ci troviamo nella parte più a nord della strada regia, lunga circa 30 km, che parte da Brunate e si conclude dove siamo partiti noi, nella parte più a nord del percorso. Si può percorrere in una giornata, ma la maggior parte delle persone percorrono in più tappe. Noi stiamo facendo una delle tappe sicuramente più interessanti e ci consente di ammirare e conoscere il paese di Lezzeno in particolare. Riusciremo ad alternare quello che sono le parti più selvagge dove ci troviamo, per esempio in questo caso dove abbiamo passato il Ponte del Diavolo, ed entrare in antichi borghi medievali all'interno del paese di Lezzeno. Il tempo di percorrenza è di circa 4 ore, non è pianeggiante, sono dei saliscendi che ci portano a fare più o meno sui 300-400 metri di dislivello.
procuro la legna per l'inverno che fa freddo. Dove ci troviamo in questo momento? In Grosgalla. Qui siamo sulla strada regia? Esatto, sulla strada regia che va da Bellagio fino a Como. Prima di fare la carrozzabile c'era la strada regia, andavano a piedi. Mi ricordo che i miei genitori erano qui a fare il fieno, io andavo a scuola in paese, poi loro stavano qui a dormire e venivo fuori. E si sta bene qua, eh? Tutta la gente che passa mi dice, ma qui è un paradiso. E hanno ragione. Sembra che si mettano d'accordo. La lasciamo, continuiamo lungo il nostro sentiero. Va bene, buona passeggiata. Grazie. Grazie. Vediamo. Allora noi proseguiamo e intanto andiamo a vedere Donato chi ha incontrato in paese. Lezzano è un paese rivierasco la cui sopravvivenza è sempre stata legata al lago, che era la via di trasporto principale. E quindi per la costruzione e la manutenzione delle barche si è sviluppata un'industria nautica fiorente nel passato che tuttora continua. Oggi durante la gita visiteremo diversi cantieri nautici, adesso stiamo arrivando al cantiere Mostes. Il nonno Alessandro faceva le gondole. Io filavo la stoppa e la mettevano dentro. E poi... dopo le gondole, mio marito faceva le barche da corsa e poi ha cominciato a fare queste qua di turismo. E al cantiere a 100 e rotti anni, ha capito. Quindi lei ha sempre vissuto in cantiere? Sì, sempre. Ecco, e qui siamo arrivati al cantiere Mostes, un cantiere dove le barche vengono proprio costruite. Buongiorno a tutti, sì, qua è proprio la produzione. Noi abbiamo un cantiere, come ti dicevo, da 100 anni, tradizione, quindi sempre di famiglia Mostes. Diciamo che il cantiere ai primi anni, nel 1913, costruivano i gombali, le gondole. Col passare del tempo poi ha cominciato sempre col legno, con i dinghi, i famosi dinghi, poi è arrivata la vetroresina negli anni 70, quindi le barche, vetroresina, legno, e poi siamo sviluppato l'azienda esclusivamente al diporto noi, da partendo dagli anni 80 fino adesso, costruiti esclusivamente su commissione. Questa è un'azienda di famiglia, infatti è la quarta generazione la nostra, io e mio fratello Massimo. Un giorno è arrivato un cliente e aveva lì un gommone e le dico a mio marito, guarda che è arrivato un signore, ha lì il gommone e se le vai a scaricare. Mi dè preservativa e scarichi minga. E allora lei cosa ha fatto? Sono andata giù e l'ho messo giù io. Quel signore lì, dopo un giorno che ha avuto il gommone, cosa ha preso? Una barca Mostes. Ecco. Ma io sono andata giù a metterlo giù, con la gru, la vede quella gru lì? Trac, trac, trac. Io facevo tutto, eccola. Salve. E rieccoci di nuovo sul sentiero della strada regia. Vedete alle mie spalle il santuario della Madonna dei Ceppi. Pensate che questo santuario fu anticamente la prima parrocchiale del paese di Lezzano. Poi la chiesa fu costruita più in basso, proprio a metà del paese, del territorio di Lezzano.
Dobbiamo anche dire che da qui si stacca un altro sentiero che ci può portare in circa 2 ore al rifugio Martina e quindi al Monte San Primo. Noi invece proseguiamo lungo il sentiero della strada Regia, dapprima pianeggiante ci porterà fino al caratteristico nucleo di Morbia e poi si scenderà fino alla frazione di Rozzo. Arriviamo dalla Madonna dei Ceppi, dal santuario della Madonna dei Ceppi, e la strada Regia qua scende e si inoltra all'interno della frazione di Rozzo. Qui siamo proprio nel cuore della frazione di Rozzo, in particolare ci troviamo in quello che era il Tribunale dell'Inquisizione Spagnola. Voi immaginatevi che queste erano le prigioni del Tribunale dell'Inquisizione, tutti i vari processi si svolgevano nei piani alti. Come abbiamo visto in precedenza c'era un portale molto particolare in granito che determinava la ricchezza di questo edificio rispetto alle altre. Una particolarità è che questo era invece l'ingresso di un cunicolo segreto che vi portava alla torre che sovrasta la frazione di Rozzo, una torre di avvistamento medievale che consentiva la connessione e le comunicazioni con le altre torri lungo il lago. Abbandonando la strada Regia si può, con una breve passeggiata di circa 20 minuti abbastanza ripida, si può raggiungere questa torre che adesso è un ottimo punto d'avvistamento su tutta la parte centro-nord del lago. E da questo punto proseguiamo lungo il nostro cammino attraverso la strada Regia verso un'altra frazione di Lezzeno, la frazione Chiesa. Vediamo intanto Donato dove è arrivato. Ci siamo spostati ai cantieri Materi e accanto a me il signor Erio. Questa è una barca particolare, unica. Questo è un Riva modello Tritone da 8 metri ed è del 54. E la particolarità di questa barca qui è che è costruita tutta in massello, non in compensato, perché all'epoca il compensato non esisteva ancora. L'abbiamo usata tantissimo per spot pubblicitari, filmati, l'abbiamo portata anche all'estero, in Croazia, abbiamo girato con Daniel Craig, 007, il matrimonio di John Legend. Avrà fatto non meno di 150 spot pubblicitari. Anche questo è un cantiere storico del lago? È un cantiere che esiste dal 1863. Hanno iniziato i nostri bisnonni a costruire le barche da trasporto e da pesca, le lucie, i comballi, le gondole, perché servivano quelle, non c'era nemmeno la strada sulla provinciale. Poi, finito il trasporto con le barche, sono arrivati i turisti, gli inglesi, usavano le barche. E i nostri nonni si sono adeguati facendo le loro barche, non per niente le hanno chiamate inglesine, perché usavano una tecnica italiana, ma con un sistema di costruzione tipico inglese, si adattavano subito. Abbiamo fatto tantissime lucie, che è la barca tipica del lago. E adesso voi invece siete concentrati sui motoscafi Riva. È un simbolo come paragonabile tranquillamente alla Ferrari, alla Vespa, a tantissimi prodotti italiani di nicchia, ma di grande, grande qualità. E sono invidiati in tutto il mondo. Ecco Luca, ci stiamo avvicinando alla frazione Chiesa. Ecco, siamo praticamente all'ingresso della frazione Chiesa, il torrente denota l'ingresso dell'altra frazione. Ci troviamo accanto a un gelso, è uno degli ultimi esemplari rimasti, che rappresenta la vecchia tradizione dell'allevamento del bacco da seta, tipico della zona comasca, Lezzano in particolare.
Qui siamo arrivati alla frazione Chiesa e qui vediamo subito questa caratteristica fontana. Fontana di Abele Vadacca, lo scultore Abele Vadacca, che ha creato una fontana che racchiude tutta una serie di storie e leggende legate al paese di Lezzeno. Il bacco da seta, abbiamo visto in precedenza i gelsi, il gallo da quella parte, che rappresenta un po' simbolo anche della rinascita del paese, ma anche tutta la storia dell'allevamento e dei polli nel paese, e poi la storia dei girarosti, economia fulcro del paese negli anni dai 60 in poi. Qui invece abbiamo due asini che rappresentano un po' la leggenda legata al posizionamento della chiesa principale. E mentre in precedenza la chiesa principale era la Madonna dei Ceppi, che abbiamo visto in precedenza, vista la lontananza rispetto all'ultima parte del lago, si è pensato di creare una gara tra asini, e il punto d'incontro tra questi asini partenti da due punti opposti del paese avrebbe determinato il posizionamento della chiesa principale. E la troviamo in questo posto grazie a questa leggenda. E troviamo anche dei pesci, perché comunque vada, i pesci, soprattutto i missoltini, rappresentano un alimento base per chi abitava sul lago e anche fonte di economia. C'è poi la tradizione dei maestri d'ascia. Un mestiere sempre più raro, un mestiere che comunque comporta abilità particolari nella lavorazione del legno per la costruzione di barche in legno. In paese ne abbiamo ancora uno. Permesso? Tony? Eccolo là. Salve. E lei il maestro d'ascia? Sì, tutto qua... bene. Questo è un cantiere di una volta. Eh sì, è stato costruito nel 15-16. E tu sei un maestro d'ascia, cosa vuol dire? Insomma, lavori in legno lì un po' particolari. Perché qua si riparano solo a mano barche in legno? Sì, barche, ai tempi tiravano anche le gondole. Maestro d'ascia, ecco qua lo strumento. Per cosa si usava l'ascia? Per fare il filo al fasciame lì delle gondole. A voi arrivava il tronco e facevate proprio le fasce? Quando non c'erano la sega nastro così, si tagliava tutto a mano. È un lavoro in cui serve molta esperienza. Esperienza è tanta, un lavoro bestiale. Tony, questi sono gli strumenti per calafatare? Sì, quelli sono gli strumenti per mettere la stoppa. E praticamente è più o meno così, qua, più o meno come questa. E si metteva tra le fessure delle varie fasce? Sì, dove il filo, praticamente dove c'è il filo tra un legno e quell'altro, e si chiudeva con la stoppa. Questo nelle barche dove le fasce non erano sovrapposte? Sì, quelle dove si lavorava con il legno a filo, e allora per chiudere bene, per sigillare bene, si metteva la canapa. E poi dopo, una volta fatta la struttura, si vernice all'esterno per renderlo impermeabile? Sì, anche per conservare il legno, perché sennò con l'acqua direttamente dura meno, insomma. Quante ore hai passato in questa officina? E praticamente sono venuto grande qua. E adesso va avanti tuo figlio? Sì, adesso il titolare è lui. E allora ringraziamo Tony e Aldo, grazie mille, è stato un piacere conoscervi, continuate così. E noi torniamo sulla strada Regia a vedere dove è Alessandro. Come prosegue la strada Regia? Da qui la strada Regia si inoltra all'interno di tutta una serie di frazioni che ci condurrà alla scoperta della parte sud del paese. Dalla Fontana delle Tradizioni abbiamo camminato circa 2 chilometri, 25-30 minuti, e adesso ci troviamo qui. Qui dove siamo? Ci troviamo a Sormazzana. Questa frazione è caratterizzata, vediamo, da diversi portici molto particolari. Questo come si chiama? Questo è il Porte della Pinatacula! Ciao Ivan! Buongiorno!
Il dialetto da queste parti è ancora molto sentito, è quasi la lingua madre che utilizzano anche ancora i giovani, sì. Un dialetto chiuso, un dialetto aspro, è proprio una lingua quasi parlata in questo contesto, perché Lezzeno, oltretutto avete notato, che morfologicamente è distanziato dai centri che lo confinano e quindi probabilmente è rimasto chiuso anche linguisticamente. Nasce per, diciamo, sostentare la lingua, ma oltretutto utilizzarla, perché con il dialetto si possono colorire molte, molte frasi, edizioni. Una compagnia teatrale nasce negli anni 60 ad opera del professor Luoni, che fino a qualche anno fa ancora l'ha diretta. Ha tradotto dei classici tipo Molière nella lingua lezzenese, nel dialetto lezzenese. Questa è una scena dell'avaro di Molière, siamo all'atto terzo, quando Quaresima, che è l'avaro, incontra i suoi servitori per organizzare la cena che si terrà a casa del vecchio Pidocchio. Bisogna spazzare in età de partut, taule cadreic, ma sta catenta de minga frega i troffort, se no ti mi consumet. Beh, quonche se mangiarà, te stare attenta ai butegli e se sparis una quaivuna o la se sciapa, chi gen giunta el sarà il tomes. L'economia fino all'Osla il puntel di re di Putens. Via sciati merluzza desti trafora de bef, ma regordes de minga fa come certi lacche, che i gon sempre la broca col cun su, e in scilvia il se trafora d'uma quon che la gen le lì che la crepa della se. E anche allora cerca de messe dal con l'acqua. Tonta! Complimenti Ivan per questa lettura e grazie per portare avanti questa bellissima tradizione e memoria del dialetto. Intanto qui ci hanno raggiunti anche Rita e Donato. E veniamo con voi fino all'ultima frazione di Lezzeno, Carvagnana. Quanto ci vuole, Luca? Un quarto d'ora, 20 minuti, siamo lì, nell'ultima frazione. Luca, siamo arrivati al termine della nostra gita sulla strada regia. Sì, ci troviamo a Carvagnana, che è l'ultima frazione attraversata dalla strada regia in comune di Lezzeno. Da qui ci sono due possibilità: o scendere direttamente alla provinciale, dove si prende il bus e si ritorna al Ponte del Diavolo, potete proseguire e arrivare alla Baita Morena, dove avrete un ottimo pranzo, e da lì scendete sempre verso la provinciale e prendete anche dallo stesso punto il bus che vi riporta al Ponte del Diavolo. Ringraziamo la Pro Lezzino, il comune di Lezzino, che ci ha organizzato questa bellissima gita. Rita, vi aspettiamo a Lezzino alla scoperta dei suoi borghi antichi, delle sue bellissime spiagge e soprattutto delle sue bellissime passeggiate. E ringraziamo anche Luca Ferrari, accompagnatore di Media Montagna, che ci ha guidati alla scoperta di questo bellissimo territorio. E noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento per una delle nostre prossime gite. Arrivederci! Arrivederci. Vi aspetto a Lezzero a mangiare i misoltini, il 90%, mangiare gli agoni, mangiare adesso il periodo degli agoni, poi...